Ci siamo? Vai, penso di sì. Dimmi tu quando comincia a vedere che sta qualcuno, così sappiamo se stiamo in diretta. Si vede se sta qualcuno? Aspettiamo. Aspetta, perché sta sfocato qua? C'è qualcuno, Metta fuoco. iniziata? Devi vedere il numerino sopra se c'è qualcuno vicino. Vai. Sì, senti no, sentire. Sono? Sì. Ma si vede che sta qualcuno? Posso iniziare? Sì, ciao, ciao. Ah, ok. Ciao. Ciao Aspetta qualcuno. a tutti. Aspettiamo che arriva qualcuno, così le polpette le facciamo tutti insieme. Io vi avviso che mi vergogno come una ladra, quindi sicuramente farò qualche gaffo, però incominciamo. Cominciamo? Quante persone ci sono? Una ventina. Ok, allora iniziamo a fare le polpette. Ah, si sfuca. Allora, io già ho messo, se tu parli ti sentono, lo sai? Allora, io ho già ammollato il pane e l'ho ben stretto con le mani. Ho aggiunto già il sale. E adesso vado ad aggiungere il prezzemolo con l'aglio tritati, il formaggio a sentimento. Non state a guardare le quantità, poi magari se volete vi metterò il link della ricetta completa. Il pepe. Se avete qualche domanda da farmi, fate pure, che c'è il regista che mi dirà le domande e io vi rispondo. Poi le uova. Per il momento ne aggiungo due, vediamo se poi mi servirà il terzo. E basta, e iniziamo a impastare. Inizio con un cucchiaio per non sporcarmi troppo le mani. C'è qualche domanda? Allora, una ragazza prima mi ha chiesto nel post che pane utilizzare per fare le polpette. Allora, io oggi ho usato quello che avevo e avevo dei panini raffermi, un po' di pane che avevo fatto io che era diventato immangiabile e ho usato quel pane lì. Secondo me, qualsiasi tipo di pane va bene. L'unica cosa che io vi consiglio è quella di non usare solo la mollica, di usare anche la crosta del pane, perché se usate solo la mollica, le polpette verranno, come si dice, a conversare, inghiummate. Penso che tutti quanti voi mi abbiate capito che cosa significa inghiummato e quindi vi consiglio questo. L'altra cosa che vi consiglio di non fare è quella di utilizzare il pan grattato nelle polpette. Utilizzate il pane, al massimo aggiungete un altro pochettino di formaggio, ma non mettete il pan grattato. Io inizio a impastarle. Se c'è qualche domanda, dimmelo, così io rispondo. Come faccio? Sì. Come faccio a leggere? Perde la messa a fuoco. Se leggi le domande. Perde la messa a fuoco. All'inizio. Vabbè, poi vi risponderò nei commenti. Allora, come vedete l'impasto? Scusami, devi riprendere l'impasto, regista. Questo è l'impasto. Allora, è un po' sodo. Invece di aggiungere tutto l'uovo, ne aggiungo un po'. Vediamo cosa fa. Se basta oppure no. Mi dispiace non poter rispondere se ci sono delle domande, tu le dovresti vedere. Cambierò regista. Ciao, ciao, ti stanno salutando. Ok, ciao a tutti. Ciao. Allora, le polpette sono
quasi pronte. Come capiamo che sono pronte? Quando sono abbastanza asciutte. Allora, io le sto facendo subito, però se noi le facciamo un'ora, 2 ore prima, è meglio, perché così il pane si reidrata, prende tutti i condimenti e le polpette sono più facili da realizzare e più buone. Così non abbiamo anche sicurezza della giusta consistenza. Allora, io aggiungerei un altro pochettino di formaggio, perché vedo che ancora si appiccicano le mani. E vediamo adesso. Allora, si riesce a leggere qualche domanda, così io rispondo, se no non so più che dire. Allora, C'è una che vuole essere invitata a dove è invitata? pranzo. Ah, appena finisce questa storia brutta, altro che pranzo voglio fare. Penso che farò una tavolata in mezzo al castello e mi metterò a cucinare per tutta Conversano. L'importante è che restiamo tutti a casa, perché se non stiamo a casa, questa storia non finirà più. Io sono 18 giorni che sto a casa, oggi sono 19 giorni che sto a casa, che non vedo mia madre e non vedo mio nipote. A proposito, ciao, Spilacci, amore di zia, un bacio. Allora, queste sono le polpette pronte. Allora, io mi vado un attimo a lavare le mani, nel frattempo il regista deve riprendere l'impasto, così tutti quanti lo vedono. Un attimo, arrivo. Arrivo, arrivo. Eccolo qua. Allora, queste sono le polpette Bentornato. realizzate. C'è domanda? C'è qualche domanda? Vai, vai avanti. Ok. Vediamo se l'olio è pronto. Aggiungiamo un pezzettino. Vediamo, sì. Abbassiamo un po'. Allora, io le faccio tonde, come le faceva mia nonna. Però potete anche farle. Mia nonna diceva Abosolung, non so voi come dite a casa vostra, a casa mia si diceva Abosolung, così. Si vede? Avvicina, si vede? Ok. C'è anche chi non le fa tonde tonde, le realizza così. A me piacciono tonde, mi piace che siano tonde e precise, non mi piacciono con gli stirruncoli, diceva una persona che conoscevo io. Ripetere quantità. Le quantità io ho fatto ad occhio, ho usato 5 panini, ho messo 2 uova e mezzo circa, facciamo 3 anche, 3 uova, le mie erano grandi, ho usato 3 uova. Ho messo il formaggio a occhio, aglio, e poi ho messo il prezzemolo, il sale. Ah, un'altra cosa che ho sentito che alcuni utilizzano è un po' di bicarbonato nell'impasto per farle venire più croccanti e più gonfie. Si può fare, io questa volta non l'ho messo, però se voi volete potete tranquillamente farlo. Ora, io mi dovevo andare di nuovo a lavare le mani, però per non allontanarmi facciamo così. Ora, le polpette stanno friggendo, nel frattempo che queste friggono, io vi faccio vedere una cosa che faceva mia nonna, signor regista qui. Allora, prendeva il pane vecchio, il pane raffermo, prendeva un po' di impasto di polpette e lo metteva, lo distribuiva bene. Lo stendeva. Prego. Lo stendeva, grazie signor regista, lei è sempre così pronto a correggere. E lo stendeva sul pane e poi lo friggeva. Questo lo faceva perché io e le mie zie eravamo così tanti in casa che se noi ci avvicinavamo alla coppa delle polpette, le polpette non arrivavano a pranzo. E quindi mia nonna, per farci stare buone, faceva questa cosa qui. Voi provatela. Fatela ai vostri figli, ai vostri nipoti e vedrete che è una cosa
Buonissima, ve lo assicuro, a tutti quanti piacerà e soprattutto non costa niente perché è pane raffermo. In questo momento penso che sia l'ideale. Qualche altra domanda? Scusateci i pochi mezzi che abbiamo, è Quali pochi mezzi? Per qua un po' fare la diretta? improvvisati, un po' di improvvisati. Va bene, mica siamo Sì. Masterchef, eh? A casa stiamo. Allora, io mi devo andare un attimo a allontanare di nuovo, lavarmi le mani. Tu fai vedere qui come sta venendo il pane fritto e io adesso torno. Allora, vedete? Le polpette ci siamo quasi, sono quasi pronte. Vieni più vicino a far vedere il pane. E questo è il pane come diventa durante la frittura. Oh. Come si chiama la tua nonna? Maria. E infatti se chi mi segue vede che tante ricette si chiamano le polpette di Nonna Maria, le paste da latte di Nonna Maria, proprio perché diciamo che lei mi ha regalato tutte queste ricette. Allora, le polpette sono quasi pronte, vedete? Le tengo un altro po' e poi le tolgo. Ora non faccio le altre polpette, se no mi sporco di nuovo le mani e poi devo andare di nuovo a lavarmi le mani perché non sopporto toccare le cose con le mani sporche. Spero di essere stata chiara perché io già non mi ricordo più neanche come mi chiamo, quindi c'è qualche domanda che forse è meglio così io sto zitta e non dico scemenze. Si può ripetere il procedimento. Allora, il procedimento è questo: mettiamo il pane in ammollo. Un altro consiglio che vi do è quello di non tenere il pane in ammollo per tanto tempo perché sennò si assorbe troppa acqua. E poi per fare le polpette diventa veramente difficile, dovete aggiungere veramente troppo condimento. Quindi mettete il pane in ammollo, appena vedete che comincia ad ammorbidirsi, lo mettete in un colapasta e lo strizzate bene con le mani, deve essere asciutto. Dopodiché aggiungete le uova, il sale, il pepe, il formaggio e penso che ho detto tutto. Sale, pepe, formaggio e uova e cominciate a impastare. Lasciate l'impasto lì per un po', fatelo reidratare, fate assorbire tutti gli ingredienti e dopo andate a vedere se serve, se è troppo morbido, aggiungete un poco di formaggio. Il mio consiglio è, come ho detto prima, di non aggiungere il pan grattato, perché il pan grattato fa venire le polpette non croccanti, troppo morbide dentro. Ho detto un termine che si usa a casa mia, è ingiummate, quindi tu non ridere. Quindi aggiungete semmai il formaggio. Traduce in grumet in italiano. Traduci ingrummato. Ingrummato, come si traduce ingrummato? Aiutatemi voi. Qualcuno. Qualcuno lo scriva sotto nei commenti. Tu, regista, come traduciamo ingrummato? Non lo so. Ammassato, ecco. Forse ammassato è il termine giusto. Ammassato, non croccante, come dobbiamo dire, come, non lo so, ammassato, sì, questo è il termine giusto. Togli Togli questa frizzilata? questa frizzellata e Sì. fa una frizzellata. Devo fare un'altra frizzilata? Devi far vedere il Va, allora vedete procedimento. questo? Vedete il colore delle polpette? Più di uno era. Vedete? Ma le scoliamo e le mettiamo su carta assorbente. Nel frattempo continuiamo a friggere il pane che deve essere bello dorato. Allora, fai vedere come la parte sottostante del pane dove non abbiamo messo Questo l'impasto delle polpette deve essere così, dorato, croccante. è Questa è una una cosa che. tradizionale conversanese Eh sì, regista, sì. antica, Sì, antichissima. povera, va. Allora, adesso vi faccio vedere come fare adesso stavo dicendo le orecchiette. Allora, facciamo così, così io non mi sporco di nuovo le mani e vi faccio vedere come farle a viso lungo. Visto che stiamo conversando, parliamo
Vedete? Potete anche non usare le mani. Ah, avevi fatto un passaggio da Schatz, come si chiamava? Regista, non ti allargare. Il passaggio, quel passaggio con le due Non cucchiaie. stiamo a fare MasterChef. Questo si chiama fare le knell, però non stiamo a MasterChef, quindi non serve niente questa cosa che stiamo dicendo. Faccio la polpetta. Bagnate un po' il cucchiaio. Ho detto io non sto usando le mani perché sennò devo andare di nuovo a lavarmi le mani. Già, per quante volte mi lavo le mani durante la giornata, anche senza uscire, mi sembra che la pelle si è sciupata. E mettiamo nell'olio. Per quelli che sono arrivati in ritardo, possono rivederla la diretta e quindi rivedere come ho preparato proprio l'impasto delle polpette. E poi comunque al massimo vi metto il link con tutti gli ingredienti. Qualche altra domanda? No, ma mi sto agitando. Ok. La tavolata vicino al castello, quando la facciamo. Appena finisce tutto questo, giuro. Però dovete stare a casa. Perché se non state a casa, questa cosa non finisce più. E io vi dico una cosa, così io voglio andare a lavorare. Se voi non state a casa, qui nessuno va a lavorare. Io ho il mio lavoro che mi aspetta. Quindi dobbiamo stare a casa, perché questa brutta storia deve finire. Deve finire per noi, deve finire per voi, per i vostri figli, deve finire per tutti. Ma se noi non stiamo a casa, non finirà più. Possono fare senza formaggio? Che, al posto del formaggio, che cosa gli metti? Solo il pane? Una No, domanda. perché non vengono croccanti. Non, cioè, non, che cosa fai? Pane e pane. Prova, ma non lo so perché non ho mai provato. Penso di no, però. Se vuoi provare, prova. Allora, le polpette le metto qui e adesso ne apriamo una. Ora devo togliere anche il pane e così vediamo anche il pane come è venuto e facciamo finire questa diretta. Che mi sembra che mi deve venire l'infarto. Questo è il pane come deve essere. Come deve essere, nel senso Dorato. dorato, certo, regista. E lo metto qua. Aspettiamo che è pronto anche l'altro e così vi faccio sentire sia la consistenza delle polpette che la consistenza del pane. Allora, magari apriamo una polpetta, così, avvicinati. Penso che si sente il rumore, vedete? Questa polpetta non è inghiumata. È cotta adesso. No, è cruda, è cottissima dentro, Certo. però non è inghiumata. Piombata, stavo dicendo, piombata, Piombata, dicevo. può essere piombata nel senso di ammassata, Sì, vabbè, giusto. mo non mi viene un termine più italiano, più preciso, più perfetto. Un chiumato mi viene e basta. Adesso faccio vedere anche il pane fritto, com'è. Allora, vedete? Io lo spezzo, com'è croccante? Si vede, Sì, vero? so che si sente il Poi voglio profumo, che, poi magari se lo ma è rifate, eccezionale. mi dite. Scottava pure. Ok. Quindi ci sono altre domande? No? Ok. Allora, quindi vi saluto. Aspettiamo che escono questi altri, magari. E vi faccio vedere come sono fatti col cucchiaio. Col cucchiaio vengono così. Vedete? Col cucchiaio vengono, diciamo, più perfette, però io le preferisco sempre tonde. Didi, perché ridi? Che cosa hanno scritto? Perché stai ridendo? Non possiamo offrirla. Eh no, c'è il coronavirus purtroppo e noi non possiamo uscire. Però arriverà il giorno in cui usciremo di nuovo di casa, sempre se rispettiamo tutti quanti le regole. Che poi dico io una cosa, ma mi sta venendo in mente. Fino a poco tempo fa, prima del coronavirus, leggevo post destra, sinistra, dove tutti quanti scrivevamo, pure io, finalmente domenica posso stare a casa, finalmente sabato posso godermi la mia famiglia. E mo che abbiamo questa possibilità, dico io, che non è una possibilità, è,
Cioè, è una cosa che serve a noi stessi. Perché non ne approfittiamo? Fate come facciamo noi. Fate i servizi, pitturate la casa. Potete fare miliardi di cose per impegnare il tempo. Pensiamo a quelli che invece sono costretti a lavorare per noi, medici, infermieri, e pensiamo anche a quelli che lavorano nel supermercato, che lavorano solo per noi. Io questo dico, non riusciamo a fare la spesa perché anche loro rischiano il contagio per colpa nostra. Ah, ogni tanto riflettiamo prima di scrivere delle cose che ieri ho letto. Riflettiamo prima, riflettiamo. Perché come vogliamo stare bene noi, penso che vogliono stare bene tutti. E con questo basta, possiamo parlare del coronavirus perché già ci pensiamo troppo durante la giornata. Allora, queste sono le polpette pronte, quelle che ho fatto col cucchiaio. Non sono ancora ben cotte, fra un po' le togliamo. Beh, penso che abbiamo Ma finito con queste tipiche. allegra, dai, chiudi Sì, nell'allegra, allegra, allegra, no, 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 ma non, è solamente con che la questa cosa del speranza, dai. coronavirus mi fa venire l'ansia. Quindi vi saluto a tutti, mi raccomando, state a casa. Magari se questa diretta vi è piaciuta, con Domiziano possiamo organizzarne un'altra. La prossima volta dite voi quello che volete che io vi prepari. E quindi, aspettando la tavolata sul castello, io vi saluto. A tutti, ciao, e soprattutto ciao a mia madre Mattias, ciao a zia, un bacio, ciao a tutti, Ciao! ciao.